Buonasera, buonasera, brava gente, eccoci qui, Anche stasera ci troviamo, guardate i limoni della costiera, adesso vi faccio vedere i limoni della costiera, E allora, brava gente, è l'ultimo giorno che stiamo a Scala, poi eccoci qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E allora, come va? Come procede? Intanto vorrei iniziare stasera pensando al viaggio, al grande viaggio di Papa Francesco e vorrei che insieme pregassimo per questo viaggio così importante, il più lungo nella storia di questo pontificato, il viaggio più lungo di un uomo che ad 88 anni viaggia per portare la sua presenza, ma soprattutto l'annuncio del Vangelo a popoli lontani, a comunità che sono ricche anche di storia, di fede, e questo ci fa assaporare davvero come il messaggio di Gesù è giunto fino ai confini del mondo. E Gesù l'aveva detto ai discepoli: andate e predicate. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E vorrei che tutti stasera scrivessimo nei nostri commenti: Forza Papa Francesco, forza Papa Francesco, Lo scriviamo tutti quanti, all'inizio di questo appuntamento serale. Lo scriviamo tutti, anche chi si affaccerà nel nuovo giorno, scriviamolo tutti. Forza Papa Francesco, Sandra, Vincenzo, Maria, scriviamolo tutti, Pina, Margherita, poi salutiamo tutti i giornalisti che accompagnano il Papa, alcuni nostri amici, Rino Anastasio, Alessio Antonielli, insomma, che stanno con noi volo. Il Papa, il sostituto di Stato, Monsignor Pegnaparra, Matteo Bruni, portavoce, insomma, tante persone a cui vogliamo un gran bene. Eccoci qua, Giuseppina, forza Papa Francesco, eccolo qua, vedo i vostri, forza Papa Francesco, Alberto, Alberta, Rosa, scriviamo davvero tutti, forza Papa Francesco, così gli siamo. E gli mandiamo un'onda di affetto. Poi io il 19 settembre sarò con lui e poi vi do le tante novità che ci sono in ballo. Domani vi aspetto. Oggi avete visto la puntata? Sì? L'avete vista, vero? Venezia bellissima. Ho visto che molti non sapevano che San Francesco era stato a Venezia al ritorno del viaggio in Terra Santa in Egitto a Damietta e vi ho fatto vedere i luoghi dove ha sostato San Francesco al ritorno di quel lungo viaggio e anche lui animato da questa grande questo grande desiderio di testimoniare la pace. Poi il 3 settembre a Scala alle 18 ci sarà la messa con tutti i giovani della costiera amalfitana. So che sarete in tanti, saranno in tanti. E poi ci sarà una sorpresa che annunceremo domani. E andiamo avanti, va bene? Quindi tre per chi può è nelle zone limitrofe, venga perché diciamo, ci sarà una marea di ragazzi di tutta la costiera amalfitana, una gioventù che vuole bene a Papa Francesco. E domani, insomma, ci sarà una sorpresa per loro. Bene, dopo questa introduzione, se mi dimentico qualcosa, Enzo Chiocciola, buongiornobravagente.it, ma andiamo al motivo del nostro stare insieme, e cioè l'ascolto della parola. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarno, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava la gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il santo di Dio. E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri, ed essi se ne vanno. E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Brava gente, ci troviamo di fronte ad un passo di Vangelo molto forte, e la lotta praticamente tra il bene, che ha un nome, Gesù, e il male, che ha un nome, ed è il demonio. E queste immagini ci dicono che come Gesù ha combattuto il male, ha scacciato il male, anche noi siamo chiamati a scacciare il male. Tra le tantissime definizioni che ho trovato sul male nella nostra vita, sul peccato, sul demonio, ne ho trovata una che mi ha particolarmente colpita. Che cos'è il male? Che cos'è il demonio? È l'assenza di amore. Credo che sia vero. È l'assenza di amore. Il demonio è l'assenza di amore. E allora vogliamo scacciare il male? Adesso lo volevo sentire da voi, però. Vogliamo scacciare il male? Vogliamo abbattere il demonio? Sì o no? Io voglio sentire. Voglio sentire il vostro parere, Volete vincere il male? Volete sconfiggere il demonio? Non sento. Volete sconfiggere il male? Vogliamo abbattere il demonio dalla nostra vita? Voglio vedere i vostri sì con la S maiuscola, Padre, vince il bene e non il male. Sì, certo. Eccomi qui. Sì, il male è assenza di amore. Ecco, allora, se il male è assenza di amore, la cosa più importante è l'amore. Allora, per sconfiggere il male abbiamo bisogno di immettere nelle nostre vite, nelle vite di chi ci sta attorno, l'amore. Allora, come si vince il demonio? Il demonio lo si vince con l'amore, con la maiuscola. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto che questo Vangelo ci suggerisce, lo vorrei donare in chiave francescana. San Francesco è stato un uomo che ha combattuto contro il male. Come? Lui parla che nella nostra vita è presente lo spirito del Signore, l'amore, e lo spirito del male, la cattiveria, l'egoismo. E c'è un episodio che riguarda uno dei figli di San Francesco, Sant'Antonio, che conoscete. E fu chiesto a Sant'Antonio da Padova come fare per vincere il male. E Sant'Antonio disse a questa donna che si era rivolta a lui: fai una cosa, prendi questa preghiera, gli scrivi una preghiera, portala sempre con te, questa preghiera parlava dell'amore di Dio, dell'amore crocifisso. Che cosa ci dice questo episodio? Questo episodio ci dice che per vincere il male abbiamo bisogno anche di pregare. E allora la seconda indicazione. E mi fermo qui, brava gente, mi fermo qui perché per vincere il male allora abbiamo bisogno di due ingredienti per vincere il male. Il primo ingrediente è dato, non so, ma sono combattuti tanti palloncini, una visione ottica mia qui vedendo il cellulare, non lo so poi cosa è successo.
Ma comunque andiamo al tema. Per vincere il male, due ingredienti. Due. Il primo ingrediente è amare. Se il peccato, se il male è l'assenza di amore, quindi abbiamo bisogno di amare. Prima cosa, l'amore. Il secondo, quello che raccomanda Sant'Antonio, la preghiera. Ecco le due spezie per vincere il male, brava gente. Mi fermo qui, andiamo avanti. Forti, 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 Andiamo avanti. Ci sono tre saluti. Il primo è Antonio e Giovanni che hanno compiuto 45. Antonia e Giovanni che hanno compiuto 45 anni di matrimonio. Auguri, ogni bene, Poi c'è Filippo che ricorda il suo, pensate, 68esimo anniversario della prima comunione. Filippo, ogni bene a te, E avanti. E poi Antonio e Giovanna da Foligno che oggi vivono 45 anni di matrimonio. Vi saluto con un abbraccio e benedico le vostre intenzioni. E allora, brava gente, andiamo avanti. Coraggio. Vi ricordo anche, domani l'appuntamento a Scala alle 18 con tutti i giovani della costiera, chi può venga. E poi il 14 settembre a Scala, io ritornerò perché domani sera subito dopo la celebrazione parto per Roma, vi ricordo il 14 settembre a Scala la testimonianza della mamma del Beato Carlo Acutis. Va bene? E avanti, forti, 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 andiamo avanti, ok? Un abbraccione forte, ogni bene.